Galeazzo Ciano, da ultimo, cui mi legarono rapporti di un'amicizia indefinita, non perché equivoca o dubbia, ma proprio non definita in sé, nel suo valore e nei suoi caratteri. Di rado ho avvicinato nella mia vita uomini di così contrastanti qualità riunite in una sola persona. Un'intelligenza vivacissima, veloce, intuitiva, e una pigrizia intellettuale greve e accidiosa. Una memoria sorprendente di particolari, di minuzie, di frivolità, e una smemoratezza non meno sorprendente dell'essenziale, delle idee, dei sentimenti. Una cultura varia, pronta, curiosa, e un'ignoranza totale dei problemi più correnti della vita sociale. Un'eleganza ricercatissima di modi, di relazioni e di comportamento, e una trasandatezza volgare di tratti ed accenti. Di modo che era difficilissimo accompagnarsi a lui, diseguale da un giorno all'altro, capriccioso nelle sue ammirazioni e nei suoi affetti, nelle sue tendenze politiche e nei suoi gesti intellettuali. V'era in lui, in una coesistenza perturbante, qualche cosa di repulsivo e qualche cosa d'attraente, il che faceva sì che avesse convintissimi i detrattori e gli estimatori. Solo chi lo avvicinava più a lungo sentiva l'influsso di questi due opposti poli, tra i quali l'amicizia oscillava, tardando a formarsi, a consolidarsi, a prendere slancio. Dopo un periodo di reciproca diffidenza, che assunse i toni dell'aperta ostilità da parte sua, io m'accostai a lui nell'estate del 1939, quando la crisi politica precipitava verso la guerra. Lo vidi mettersi di traverso al moto infrenabile con un coraggio che destò la mia ammirazione e con una visione del futuro che mi stupì allora e mi è risultata esattissima in seguito. Contro il parere di suo suocero, che apoditticamente ed ex cattedra, come suo costume, escludeva un intervento dell'America nel conflitto, egli lo affermò inevitabile e di peso decisivo. Né tale convinzione abbandonò mai, neppure nei mesi euforici delle vittorie in serie germaniche. In un altro regime costituzionale, egli avrebbe tenuta l'Italia fuori da una guerra, giusta nelle sue premesse e nei suoi fini, ma di peso soverchio per l'Italia, ancora stremata dallo sforzo africano e spagnolo. Ma in regime mussoliniano, la sua ragionata opposizione non poteva che intristire in un'obbedienza di malavoglia e non convinta, che non poteva non essere perniciosissima per un temperamento già diseguale come era il suo. Con un altro capo egli si sarebbe raddrizzato, con Mussolini non poteva che viziarsi, e a compiere l'opera del suocero interveniva la moglie, specie di Mussolini con l'utero. Quale sentimento lo portò a firmare l'ordine del giorno Grandi, che gli lesse per la prima volta in casa mia? La sua posizione difficile, delicata, di parente, non gli fu certo nascosta, nell'atto di rivolgere al duce un richiamo a sottomettersi alla costituzione vigente del regime, in tutti i suoi organi e istituti, dal re alle assemblee e ai consigli che in essa si prevedevano. Ricordo ancora con esattezza visiva il suo turbamento interiore, il suo prorompere ad un tratto, con gli occhi lucidi di pianto, in questa frase: «Qui sono in gioco gli interessi dell'Italia. Mio padre avrebbe firmato, e io firmo». Qualcuno, dopo, perché ci sono sempre i furbissimi del dopo, quelli che, avendo preso gli avvenimenti una piega imprevedibile, deprecano e sentenziano, ha deplorato che proprio lui, dicevano, il genero, e corse, facile erudizione, il tu quoque. Ma un giudizio morale di questa sorta dipende dalla conoscenza di quel che è avvenuto in quella coscienza. Io sono persuaso che in quei giorni Galeazzo tentò con un gesto di sincerità che a lui costava anche materialmente, più che a tutti, di scrollare da sé l'equivoco, il sudicio di una schiavitù familiare e politica insieme. Tentò, almeno in questo, di ridurre a unità umana quella doppiezza di temperamento che dentro lo corrodeva. Ora penso al ragazzone che gli era, al suo amore della vita facile e gioiosa, al suo gusto per le comodità e i lussi, al suo correre impazzato nei campi fioriti del piacere e della voluttà che devono avergli reso molto penoso il trapasso. Forse il sentimento di Dio, che in una forma di devozione quasi bigotta egli sposava alla sua gioconda dissolutezza, l'avrà soccorso nell'attimo estremo. Che la sua morte ingiusta lo riscatti nella giustizia celeste.